E allora ragazzi, ciao, eccoci di nuovo qua, Sempre a casa, sai com'è, talvolta la quarantena, questo coronavirus. Stavamo guardando questo video documentario della tournée da bar. La prima puntata che ci stavamo guardando raccontava proprio di una data bellissima che dovevamo fare a Portoferro. Se non che eravamo però alla ricerca di una grigliata fantomatica da dei parenti di Tiziano, così per allietarci un po', bere e mangiare qualcosa prima di andare a fare spettacolo. Adesso andiamo avanti e ci continuiamo a guardare la puntata. Quello che però ci tengo a ricordare è che noi viviamo il teatro così, come modo per stare assieme e non vediamo l'ora di tornare a far teatro tutti assieme, perché il teatro è bello dal vivo, fatto con le persone, ripeto, bella è tutta questa comunità virtuale, però anche farlo realmente il teatro non è mica niente male. Detto ciò, però, ragazzi, io direi che possiamo pure andare avanti con la puntata, però chiaramente prima. Sigla! Shakespeare in tour, los amigos del bar, encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare in tour, los amigos del bar. Si tú no estás, te vendrán a buscar. Tiz, dove eri finito? Detto che ci volevano 5 minuti. Se 5 minuti ci volevano per te, sei sparito, io c'ero lì che destra, sinistra, poi la Sardegna, cioè la segnaletica proprio ce l'avete al top voi Come? qua. Ci capisce niente. San Francesco, sinistra, Sì, San Francesco, dritto, sinistra. Siamo arrivati adesso? via. Sporcetto? Vai! Il porcetto arrosto in Sardegna è una istituzione. Si tratta di un piatto tipico della tradizione, da alcuni chiamato maialetto e da altri porceddu. Preparato con un maialino da latte di 6 o 7 kg, è salato a metà cottura per mantenere la cotenna croccante e la carne tenera. Prima di servirlo, viene adagiato su un letto di mirto sopra un vassoio di sughero. Visto il calore dell'ospitalità sarda, mi hanno addirittura chiesto di servirlo in tavola. Ho capito che c'è una festa e lui ama le feste, ama divertirsi ed è anche giusto omaggiare l'ospitalità sarda, però davvero così esagerato, ho bevuto una quantità di bicchieri incredibile. Viva! Beviamo! Cioè, dopo un pranzo del genere, con il porcetto, prodotti sardi, cioè, veramente, secondo me è il caso di sdebitarsi perché l'accoglienza è stata al top, ma ho un'idea. Romeo e Giulietta in un minuto! Verona! Io Montecchi odiano Capuleti, Capuleti odiano Montecchi, principe, basta uccisioni! Se vi uccidete ancora vi ammazzo io, Montecchi e Capuleti si ammazzano di spritz! Romeo Montecchi ama Rosalina! Rosalina, voto di castità, festa a casa Capuleti, Giulietta bellissima, Romeo ama Giulietta, questa è coerenza maschile, no? Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega tuo padre, rifiuta il tuo nome, o se non vuoi, legati. Vabbè, ciccia, bella è tutto, però stringi matrimonio da frate Lorenzo. Morale, Romeo morto, Giulietta morta, Montecchi Capuleti, pace, frate Pirla. Un bel applauso, signore e signori! E adesso in alto i calici e un bel brindisi ai Inediti in Parano! Davide sta veramente esagerando. Ha bevuto tantissimo. Come pensa di poter andare in scena così? Se continua così, lo spettacolo salta. Ecco, vedi qua, cosa avevo detto io? Lo sapevo. Stasera lo spettacolo non andrà benissimo, perché lo vedo un po' su una zattera. Beh, adesso ci penso io a farlo riprendere. Dobbiamo andare a Portoferro, ragazzi! Dobbiamo andare a Portoferro! Allora, diciamo che il pranzo in campagna è stato una bomba.
solo che adesso siamo veramente in ritardo, bisogna correre assolutamente a Portoferro, che dobbiamo andare a fare il nostro Romeo e Giulietta. Andiamo. Romeo e Giulietta è uno dei testi più famosi di William Shakespeare. Scritto tra il 1594 e il 1596, è un dramma in cinque atti che si ambienta a Verona e vede le famiglie Montecchi e Capuletti in guerra tra di loro. La storia parla dell'amore incompiuto dei giovani Romeo e Giulietta, appartenenti alle due famiglie, i quali riusciranno solo con la propria morte a mettere fine alle dispute dei genitori. Una storia d'amore e di rancore in grado di conquistare il pubblico grazie alla sua forza poetica. Baldo, allora, questo è il locale, giusto? Yeah, Balletto di Portoferro. Ottimo. Noi dobbiamo montare... Qua. Rivolti verso il mare. Facciamo spettacolo rivolti verso il mare, tramonto devastante stasera, giusto? Assolutamente. Guarda, Marco è quello che, lui che segue la parte tecnica. Ottimo. Ciao Davide, tu ne davanti. Quindi montiamo qua direttamente per fare lo spettacolo. Aspettiamo il tramonto, dopo il tramonto iniziamo? Appena il sole scompare sul mare. Iniziamo con Shakespeare. Shakespeare da bar in spiaggia. La prima volta che facciamo spettacolo in spiaggia. Figata. C'è sempre la prima volta. Grande. C'è sempre la prima volta. Adesso montiamo, però il montaggio io lo farei in time lapse. Non lo puoi fare in time lapse. Vai col time lapse, dai. Shakespeare in tour, los amigos del bar. Encontrarás ciudad tras ciudad. Bomba ragazzi, è stato un time lapse eccezionale. Oh, io vado a farmi un giro, voi fate il check e io intanto vado a racimolare un po' di pubblico, che stasera abbiamo bisogno del pienone. Allora, qua devo andare a cercare spettatori. Già che ci sono faccio due domande, voglio capire che cosa ne sanno qui a Portoferro del Romeo e Giulietta. Vieni. Ragazzi, posso farvi una domanda su William Shakespeare? Romeo e Giulietta, la storia cosa ti suggerisce? Storia d'amore. Storia d'amore. Ma... infinita. Infinita? Perché infinita? Perché è mai compiuta. Mai compiuta? Bravo, è vero. Perché alla fine i due potrebbero amarsi, ma non si amano mai. Mai. È la storia di un paese italiano, un villaggio italiano, no? Donde sì. Una storia, un rapporto amoroso di una coppia. Sì. A Verona, giusto? A Verona, vedi, questo è un punto. Dal balcone qualcosa. Dal balcone c'è la treccia. Ecco, c'è che viene calata da Giulietta. Calata, dove Romeo poi si arrampica. Si arrampica dalla treccia di Giulietta. No. Romeo e Giulietta, la conoscete la storia? È una storia bellissima, Romeo e Giulietta. Sì, è bellissima, è una grande storia d'amore. Menti. Alla fine muoiono tutti, è sempre così. È sempre così con Shakespeare. Dai. Lui, caparbio, è andato, si è fatto un giro, non si è scoraggiato, uno che non molla mai. Ha intortato un po' di persone, alla fine il nostro piccolo pubblico l'abbiamo recuperato. Allora, capita di avere delle giornate molto lunghe, anche questa è la vita dell'attore. Però no, la cosa pazzesca è che qua è pieno di gente e questo luogo è splendido. Tra l'altro mi hanno detto che a Portoferro c'è uno dei tramonti più belli d'Italia, quindi sarà una figata perché sarà uno spettacolo all'interno dello spettacolo, cioè incredibile. Sarà una bomba! Vai! Oh. Tramonto come quello che c'è questa sera qui a Portoferro, io non posso che chiedervi di fare un applauso a questo splendido tramonto a cui abbiamo assistito, perché... Allora, è stata una replica eccezionale, come sempre William Shakespeare vince ovunque, è stato incredibile, bello. Te la sei meritata. Me la sono meritata. Alla grande. Figata, sono veramente felice. Ah, che giornata ragazzi. Arrivo ad Alghero, spettacolo in un luogo spettacolare. E poi nel mezzo abbiamo anche fatto un bellissimo pranzo in campagna con i parenti di Tiziano, Porcetto e prodotti sardi tipici. Insomma, che dire, amo la mia vita, amo il mio lavoro e amo portare Shakespeare in tour.
Sì, ragazzi, è proprio vero. Amo il mio lavoro, la mia vita, amo Shakespeare. E guardare queste immagini adesso mi metto colpo al cuore, mi commuovo. Perché sì, perché secondo me il teatro va fatto così, va fatto in mezzo alle persone, per le persone. Quindi non vedo veramente l'ora di tornare a farlo e spero che quando, insomma, ricominceremo ad andare in giro per bar, locali, le persone tornino a vivere, a respirare il teatro, quello vero, quello fatto dal vivo. E seguiteci sui nostri account Facebook, Instagram, YouTube, un bel like per seguire i nostri video e soprattutto seguiteci perché uscirà un altro video a brevissimo con un nuovo eccezionale appuntamento che è uno spettacolo Amleto e un'altra tappa del tour che è Porto San Paolo, sempre in Sardegna, per cui seguiteci e soprattutto viva William Shakespeare! Shakespeare in tour, los amigos del bar, encontrarás ciudad tras ciudad. Shakespeare in tour, los amigos del bar, si tú no estás, te vendrán a buscar.